Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi è domenica 29 agosto e ormai l'estate sta giungendo quasi al termine, in realtà manca un mesetto, circa un 20 giorni, però ovviamente a fine agosto si sente molto di più, si percepisce molto di più l'estate che sta finendo, perché vabbè, ormai poi a settembre è un mese di nuovi inizi, quindi si ricomincia con tutto, quindi fine agosto è un po' il termine ultimo, insomma, dell'estate, però comunque è un bellissimo momento secondo me, perché e c'è anche molto meno caldo, quindi si riesce a fare molte più cose in generale durante la giornata. Ad esempio questa settimana qua c'è stato un abbassamento delle temperature, infatti al mattino c'è proprio freschino, infatti stamattina ho la vestaglietta perché cioè Giovanni ha lasciato aperte le finestre come tutte le mattine, solo che effettivamente adesso si sono abbassate e quindi insomma si sta proprio bene stamattina. Poi c'è una giornata splendida. Allora, io per oggi a pranzo sto preparando del seitan con poi la salsa di soia che andrò ad aggiungere fra un po'. Adesso sto facendo dorare le fettine di seitan sia da un lato sia dall'altro con un pochino d'aglio. Poi vado ad aggiungere l'oldino, la salsa di soia e lascio cuocere ancora qualche minutino. Poi, adesso questo non riesco a metterlo attaccato bene. Poi da questa parte invece ho la cotoletta vegetariana che faccio per domani. Poi ho preparato i peperoni in agrodolce che sto facendo raffreddare insieme alle cipolle rosse. E poi vabbè, pomodori come contorno per domani. Ed ecco pronto il pranzo. Buon appetito! Allora, eccoci qua ragazzi, sono le 4 e un quarto e io ho cercato di dormicchiare un po' oggi pomeriggio, ma a parte che era tardi, erano già le 3:30 e poi non c'era troppa luce in sala, quindi non riuscivo proprio ad addormentarmi. Giusto mi sono riposata un po', ma in realtà non ho fatto niente stamattina, quindi non ero neanche così stanca, anche perché comunque è la prima settimana di rientro e non posso essere già stanca. Allora, oggi pomeriggio appunto non avendo il caffè in cialda, tipo quello della... ultimamente facevo il ginseng, ci siamo preparati il caffè alla cicoria, che devo dire mi piace tantissimo, ma io ci avevo la confezione da non so quanto tempo e non l'avevo ancora aperto, però adesso niente, l'abbiamo fatto, anche perché ci sta un caffettino a quest'ora, mi piace sempre tanto prenderlo verso le 4 qualcosa, però appunto non volevo prendere quello intenso perché ho sempre un po' paura che poi dormo, faccio fatica ad addormentarmi. Allora, tra l'altro qua c'è un casino in lavanderia perché dobbiamo mettervi ancora i panni delle ferie, insomma. Allora, praticamente oggi dove andiamo? Andiamo a Serravalle, che è il posto qui vicino che è famoso per avere praticamente l'outlet. E andiamo appunto lì perché ieri pomeriggio con i miei sono andata a fare un giro e sono andata in un negozio in particolare che si chiama Habita, che è un negozio per la casa, vende praticamente da mobili a oggettistica per la casa, candele, tutte le Yankee, articoli anche un po' particolari, elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, ad esempio tostapane, macchinetta del caffè, mi sembra, non lo so, forse la macchinetta del caffè no, però comunque hanno piccoli elettrodomestici di marche comunque ottime, tipo SMEG, e anche mobili, pezzi insomma di anche mobili fatti a mano, artigianali, e quasi tutti in legno anche grezzo, in legno non troppo trattato. E io sono andata là apposta perché sapevo che questo negozio avesse veramente dei,
dagli armadi alle credenze, hanno veramente tanti pezzi. Diciamo che non sono super 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 forniti, perché ovviamente è un piccolo negozio, non so se sia una catena o no, però non è un negozio così conosciuto. È proprio per questo che mi ha attirato ancora di più. E siamo andati ieri a fare un giro e abbiamo trovato effettivamente una madia, una piccola, un piccolo, non è un cassettone, ma è proprio una madia che ci è piaciuta molto. Però ovviamente non c'era Giovanni ieri, eravamo io e i miei, perché lui ha iniziato gli allenamenti, quindi non c'era. E ne abbiamo vista una, gli abbiamo mandato le foto, lui è piaciuta e oggi torniamo a vederla. Più che altro è un'occasione, perché è scontata di circa 200 euro e anche se non costa poco, comunque avevamo intenzione di prenderla proprio adesso, perché ovviamente c'era lo sconto, quindi oggi probabilmente, se ci piace ancora, la prenderemo. E poi chiaramente vi farò vedere tutto adesso, oggi magari no, perché se poi magari la vediamo, non la prendiamo, voglio farvela vedere quando sarà e se sarà a casa. E quindi insomma, dai, sono contenta perché praticamente abbiamo l'ingresso quasi finito. Ieri ho preso anche un tappeto in questo famosissimo negozio qui di cui vi ho parlato adesso, e anche un'altra cosina da Casa Shop che adesso vi mostro. E quindi sono contenta perché finalmente forse ce l'abbiamo fatta ad arredare l'ingresso. Non pensavo di acquistare adesso in realtà la madia o comunque questo mobile, però è capitata l'occasione, quindi oggi andiamo a rivederlo. E quindi vediamo, speriamo. È un mobile, tra l'altro sta venendo sul caffè, è un mobile assolutamente non troppo comune, ecco, è un mobile in legno, una madia in legno. Insomma, a me è piaciuta molto, ce n'erano di diversi tipi là, però questa è quella forse più indicata per il nostro ingresso, per la nostra casa. Ce n'era un'altra che mi piaceva abbastanza, insomma, carina anche quella, però era troppo piccola, cioè era troppo piccola per il nostro ingresso, quindi secondo me non avrebbe valorizzato l'ambiente abbastanza. Invece questa secondo me è perfetta. Allora, noi siamo usciti adesso che sono le 5:10, quindi è già abbastanza tardi, 5:08. C'è anche Giovanni che vi saluta. Ciao. E noi stiamo andando appunto adesso a Saravalle perché prima alla fine ci siamo persi, abbiamo guardato un po' di TV e abbiamo bevuto il caffè, tra una cosa e l'altra siamo usciti adesso. Oggi fa una bellissima giornata come ieri, perché c'è un bel tempo frescolino e si sta veramente bene. E nulla, quindi adesso andiamo direttamente al negozio di questo mobile, perché così lo vediamo subito e vediamo cosa fare. Così ci mettiamo anche d'accordo sulla eventuale giornata, se lo prendiamo, di consegna. E poi mi sa che andremo a fare un giro all'outlet, che così ci fermiamo a mangiare lì questa sera qualcosina e poi andiamo direttamente a casa verso l'orario della partita, perché stasera gioca il Milan e quindi bisogna tornare per l'ora della partita. Ci vediamo dopo. Poi c'è Abita, che è appunto poco lì vicino. Andiamo a spendere un po' di soldi. No.
Allora, aggiornamento, niente, purtroppo non l'abbiamo preso il mobile perché diciamo che a me piaceva, era un mobile in legno di acacia con un trattamento anche un po' particolare che praticamente lo faceva essere un pochino meglio come qualità rispetto a un altro suo gemello che era fatto in maniera diversa, aveva dei cassettoni. Soltanto che il problema era che a lui non ha convinto tantissimo. Allora io al momento, cioè anche ieri, continuavo a guardarlo in foto perché mi piaceva, perché comunque un legno abbastanza scuro che mi è piaciuto da subito. Soltanto che aveva delle maniglie in ferro battuto lunghe che non mi convincevano. Vuoi dire qualcosa? Ah, e soprattutto forse... là. E soprattutto mi ricordava un po' lo stile industriale, leggermente, quindi proprio per questo motivo qua io ero convinta sì, ma non al 100%, perché comunque il mobile mi piaceva. Lui oggi l'ha visto e purtroppo lui invece non ha convinto al 100% neanche lui. Quindi per spendere la cifra che costava comunque da 800 euro, lo mettevano scontato a 600. Per spendere quella cifra lì e non essere super super convinti, abbiamo deciso di non prenderlo e di aspettare. Però mi ha fatto un regalo comunque Giovanni, perché mi ha preso praticamente una tela da mettere appunto sopra il tavolo della sala, che poi vi farò vedere. Di meglio. Super panorama sulla strada. Allora, noi siamo venuti a mangiare in questo posto che si chiama Wagamama e che è un ristorante giappo-asiatico, diciamo. E adesso ci arrivano i piatti. Com'è che si chiama il tuo piatto? Samla. Ciao ragazzi, allora sono le 11 quasi penso e io sono nel letto perché adesso fra poco mi metto a dormire, tra un po' magari, perché prima delle 11:30 a mezzanotte diciamo sono più o meno sempre sveglia, guardo un po' il cellulare, guardo magari qualche video e ho finito adesso di vedere una nuova serie su Netflix, si chiama Open Your Eyes ed è sempre un genere mistero thriller che piace a me e per la prima puntata, il primo episodio non è stato male, adesso domani la continuo. Tra l'altro questa settimana sono molto contenta perché ci sarà il mio compleanno, il primo, e farò, ebbene sì, 30 anni, passerò a Jenta. Mamma mia, mi fa strano dirlo, però sì, è arrivato anche quasi il mio compleanno e ho organizzato una cena con un po' di amici, un po' di colleghi e quindi sono contenta perché festeggiamo in teoria appunto tutti insieme, dovrebbero venire più o meno tutti, saremo una quindicina di persone e sono molto contenta perché ovviamente è sempre bello festeggiare un po' in compagnia e quindi ho preparato tutto, ho fatto fare anche la torta, adesso poi magari vi racconterò poi nel prossimo vlog e non penso che poi ovviamente filmerò perché mercoledì è una giornata lavorativa e quindi io arriverò a casa, tra una cosa e l'altra dovrò andare a prendere la torta, prepararmi, quindi insomma non avrò molto tempo di registrare un vlog, anche perché in settimana io non ne faccio praticamente mai e soprattutto non filmerei nulla là perché poi tra una cosa e l'altra non, quando sono in mezzo alla gente non riesco mai tanto a filmare perché appunto mi distraggo, ma parlo, chiacchieriamo, ci divertiamo, quindi non mi viene proprio in mente neanche di prendere il telefono.
però appunto vi racconterò assolutamente, posterò un po' di cose su Instagram magari. E quindi questo è quanto. E tra l'altro stasera ci sono stati anche i fuochi d'artificio, perché qua c'è stata la festa del Santo Patrono. Non hanno fatto le bancarelle, ma hanno fatto i fuochi, quindi è una cosa veramente strana che io non avrei fatto personalmente, vista comunque tutta la insomma la sensibilizzazione che si fa anche nei confronti degli animali. Avrei evitato, però vabbè, i fuochi bisogna sempre farli, non si sa perché. E anche perché io sinceramente a me non interessano, li ho già visti non so quanti nella mia vita e sono tutti uguali, quindi non capisco quale sia la cosa bella dei fuochi d'artificio, però vabbè, è un mio personale parere comunque. E infatti le gatte terrorizzate sono nascoste già da mezz'ora, poverine, però vabbè. E basta ragazzi, io a questo punto vi lascio, vi ringrazio ancora una volta per essere state con me, vi mando un bacio gigante e noi ci sentiamo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!